Un detenuto si è suicidato ieri sera in cella di isolamento al Coroneo. Sarebbe lo stesso che una settimana fa aveva incendiato la cella e colpito un agente. La perizia super parte sulla percettibilità del gas conferma le precedenti DPM difesa nella nuova udienza per l'omicidio di via Puccini. Qualcosa si muove sul sostegno al reddito anche grazie alla puntata di ring. Giraldi del gruppo dei 3000 annuncia una manifestazione alla Barcolana. Solo annunci della giunta di piazza, l'attacco è di sinistra per Trieste, urgenti interventi su Porto Vecchio, galleria foraggi, tram e fondi per le scuole. Esibizione dei paracadutisti dell'esercito in occasione della Barcolana, solo il vento ha complicato la discesa dei militari, applauditi dal pubblico. È arrivata ieri a Trieste la barca più grande mai vista in Barcolana che porta un messaggio di rispetto dell'ambiente e contro le plastiche in mare. Si svolgerà venerdì la prima edizione della Venezia Giulia Collio Cup, un evento barcolana per la promozione del vino e del territorio. Buonasera dal telegiornale di Tele4, la cronaca in primo piano, suicidio di un detenuto ieri sera nel carcere del Coroneo. Si tratterebbe dello stesso uomo che una settimana fa aveva dato fuoco alla sua cella e colpito un poliziotto. Vediamo. Un nuovo dramma si è consumato ieri tra le mura del carcere del Coroneo. Un detenuto si è suicidato impiccandosi nella cella di isolamento dove era rinchiuso. L'uomo che si è tolto la vita sarebbe lo stesso che alcuni giorni fa aveva dato fuoco alla propria cella e aveva aggredito un agente di polizia penitenziaria. Si tratterebbe dunque di un cinquantenne di origine bosniaca che soffriva di disagio psichico. Il decesso sarebbe venuto ieri in tarda serata, dalle prime indiscrezioni ancora tutte da confermare. Il detenuto avrebbe usato il lenzuolo, ma le verifiche sono al vaglio delle forze dell'ordine. Anche la garante cittadina delle persone private della libertà, l'avvocato Elisabetta Burla, ha confermato il decesso del detenuto. L'uomo, con numerosi precedenti e con problemi psichici, una settimana fa aveva colpito un agente al volto, procurandogli un trauma cranio-facciale giudicato guaribile in dieci giorni. Sul caso è stata aperta un'indagine. Nuova udienza oggi sul caso dell'omicidio di Via Puccini. È stata ascoltata la perizia affidata a uno specialista del Politecnico di Milano riguardo la percettibilità dell'odore di gas che si è sprigionato dall'appartamento della vittima. Sentiamo. Perizia confermata e quindi nessun colpo di scena durante l'udienza che si è svolta stamattina al tribunale di Trieste sul caso dell'omicidio di Via Puccini del gennaio 2016, nel quale è stata uccisa l'anziana Nerina Zennaro Molinari. Oggi in aula l'esame del perito tecnico nominato d'ufficio, l'ingegner Masi del Politecnico di Milano, in ordine alla percettibilità ed esplosività del gas metano che l'autore o gli autori del reato hanno fatto uscire dalla stufa della casa della vittima tranciando il tubo della stufa stessa al fine presumibile di cancellare le tracce dell'omicidio. La perizia ha sostanzialmente confermato quanto già risultava dalle consulenze tecniche di parte della PM e della difesa. L'esame odierno è stato un passaggio chiave per mettere ordine alla sequenza di incroci tecnici riguardo la percettibilità dell'odore di gas e i minuti in cui la cella telefonica ha agganciato lo smartphone dell'imputato. In base a quanto raccolto dai consulenti impiegati nel processo, il tempo di percepibilità del gas Liberato dalla stufa varia dai 2 ai 32 minuti, tesi confermata nella perizia odierna. Dopo l'esame, la Corte d'Assisi ha rinviato il procedimento all'udienza del 21 novembre per la discussione delle parti. Dopo la partecipazione al ring del suo fondatore, il gruppo Facebook, quei 3.000 e passa che aspettano il sostegno al reddito, registrano alcune novità eh, positive proprio sulla misura e annunciano a Tele 4 in anteprima una manifestazione di piazza. Vediamo. Ad oggi ho avuto notizia che il bimestre luglio-agosto, e quindi qualcuno anche di maggio-giugno sono in fase di pagamento sostegno al reddito qualcosa si muove a darne notizia è Massimo Giraldi fondatore del gruppo Facebook quei 3.000 e passa che aspettano il sostegno al reddito ospite la scorsa settimana al Ring un passaggio che a suo giudizio ha contribuito a riportare in alto il livello d'attenzione sul tema e quindi ad avviare lo sblocco della situazione ringrazio la redazione di Tele4 ringrazio Piero Camber che sta quotidianamente facendo lavoro con i cittadini ringrazio Ettore Ribaudo che si sta occupando di Corizia. Ringrazio anche i collaboratori del gruppo 3000, ma in particolare ringrazio Ring che ha dato diciamo, una decisiva spinta in questo momento a un sistema che sembrava bloccato. Non solo i pagamenti in arrivo, novità e chiarezza anche sulla mia e sullo scorporo dell'ISE. Poi, un'altra notizia buona è questa: tutti erano preoccupati per la mia, che col 21 ha finito il suo decorso dei tre anni previsti dalla legge, ma diciamo che. Chi ha la mia andrà avanti con la mia nelle modalità 12, più 6 più 12, esclusi quelli che hanno fatto domanda nel 2018. Anche per quanto riguarda la REI ci sono delle novità, innanzitutto, buone perché si sta lavorando lo scorporo famoso dell'ISE. Che era un problema notevole in questo momento, ma oltretutto la REI FVG so che la Regione sta mandando degli assegni. Il gruppo Facebook di coloro che aspettano le misure di sostegno al reddito ora intende fare un salto di qualità e spostare l'attenzione dagli aiuti al lavoro. Per questo promuoverà una manifestazione pubblica all'arrivo della barcolana. Faremo una manifestazione, saremo presenti probabilmente in piazza Unità d'Italia. E anticipo il fatto: abbiamo un cambiamento di rotta che è naturale e anche previsto, cioè il fatto è questo. Ora cerchiamo di non parlare più tanto di assistenzialismo, ma parliamo di lavoro e le varie misure attivate per le persone in difficoltà economica hanno mancato il loro scopo primario, cioè quello della reintroduzione del soggetto nel mondo del lavoro. Lo ha ribadito stamane a Sveglia Trieste l'assessore alle politiche sociali Carlo Grilli, che ha anche espresso perplessità riguardo l'ipotesi di assegnare ai centri per l'impiego la gestione del reddito di cittadinanza. Vediamo un estratto. Sul reddito di cittadinanza io le sempre detto non sono, non è uno strumento eh, dal mio punto di vista che ci consente quella che è l'essenza del servizio sociale, e cioè l'uscita dei percorsi assistenziali di persone che hanno la possibilità di andare a lavorare. Noi oggi come oggi abbiamo due grandi temi. Uno è la non-autosufficienza, la malattia cronica, la disabilità grave e l'anziano fragilissimo a cui noi dobbiamo dare un servizio decoroso. E abbiamo una situazione di disagio finanziario che va eh, affrontata con sistemi che possano far uscire dal circuito assistenziale le persone. Oggi come oggi noi abbiamo visto, dopo tre anni di Mia e di Ray, al di là di quello che è successo che sapete tutti, e non credo che, Io credo che pochissime di queste persone attraverso quei strumenti siano, entrati nel mercato, siano entrate nel mercato del lavoro. Noi stiamo cercando di trasformare tutti i contributi certamente in borse di lavoro e in percorsi di formazione, questo è vero. Certo è che il reddito di cittadinanza tra l'altro sembra che non passi neanche più, non passerà nemmeno più attraverso il comune ma verrà erogato eh, attraverso il centro per l'impiego e capiremo anche come. Certo è che la, la crescita, come dire, l'aumento dell'ISE de, de passandolo da 3.000 da lei a 6.000 della mia e a 9.000, in questo caso io ho letto, del, del rito di cittadinanza, certamente porterà un numero di persone molto molto elevato. Io mi auguro che riescano in qualche maniera, se passeranno tutti i procedimenti attraverso il centro per l'impiego, a strutturarsi in maniera tale perché la, la, la pressione che, che, che avranno questi uffici sarà davvero molto molto alta noi l'abbiamo vissuta per esperienza sono tanti gli annunci della giunta di piazza ma ben pochi i risultati e l'attacco di sinistra per Trieste che mette in evidenza le tante emergenze da risolvere in città sentiamo credo così, che alcuni problemi sono evidenti no? abbiamo il grande Opsina fermo da due anni Abbiamo il porto, il porto Vecchio, di cui sono passati ormai quattro anni dall'emendamento russo. Quindi è diventato demanio comunale quattro anni fa. Sinistra per Trieste contro l'annuncite della giunta di piazza. Non solo il trama ancora fermo e la mancanza di un disegno complessivo per il porto vecchio con la società pubblica di gestione ancora in alto mare. Marino Sossi con Valdi Catalano e Liliana Marchi mette nel mirino i proclami che non hanno portato a soluzioni concrete per alcune emergenze della città. Tra queste la caserma della polizia Roiano con i lavori fermi da tempo dopo la demolizione e le prospettive incerte per la galleria di piazza Foraggi. La Piazza Foraggi era giudicato urgente dalla giunta di piazza nel 2009, quindi sono passati dieci anni e in quello stato, e ricordo al sindaco di fare attenzione a affidare anche lavori pericolosi, io che vengo dal sindacato, a persone che possono lavorare a galleria aperta, perché nella galleria di Piazza Foraggi non possono transitare i pedoni. L'allarme si concentra poi sul rischio di perdere 20 milioni di euro per gli interventi di edilizia scolastica. Questo è un altro problema drammatico, perché questi fondi che dovevano rifare le, vecchie, le caserme, che sono 20 milioni di euro fondi regionali, probabilmente, io non sono sicuro, ma faremo una verifica: no, devono essere restituiti alla regione, perché il comune non è in grado, rispetto alla propri, no, propria area dei lavori pubblici, di fare le gare. Allora, su questo si innescano poi anche il fatto che se non sono in grado di fare le gare perché si vendono le azioni era no, per fare lavori di manutenzione delle scuole se non si fanno le gare per avere il tesoretto fermo e immobile no, nelle casse del comune. Che per il sindaco di Trieste Roberto Di Piazza questo sia un momento straordinario lo si era capito. Oggi il primo cittadino lo ha ribadito prendendo spunto dalla visita di ieri a Vienna e dalla considerazione che rispetto ad altre città a Trieste la qualità della vita è molto buona. Vediamo il servizio di Bernardo Gulotta. Il sindaco di Trieste Roberto Di Piazza lo ha detto più volte, la città ha il vento in poppa, un vento che oggi si è fatto sentire seppur senza dimostrarsi funesto, quel tanto che è bastato per posticipare lo spettacolo dei paracadutisti e complicare il loro atterraggio. Ma il punto sottolineato dal sindaco è un altro, se infatti la settimana della Barcolana offre un maggior rilievo per la città, Tutte le altre attività che comune, regione e altri enti stanno portando avanti sono, secondo il sindaco, segnali importanti di sviluppo, a cominciare dalla visita di ieri a Vienna. È incredibile come siamo riusciti a lanciare questa città come immagine. Adesso abbiamo la Barcolana che è stato anche uno dei motivi di questo rilancio e sono molto, molto soddisfatto. Eravamo col presidente dell'Unido che è un cinese che conosce perfettamente Tri Trieste e non c'è mai stato, naturalmente l'ho invitato. Barcolana, beh, credo che sarà un successo, il bel tempo è assicurato, speriamo che ci sia un vento adeguato. Sarà una grande festa per la nostra città e, come sempre, un cinquantesimo indimenticabile con le frecce tricolori che al momento della partenza. Sorvoleranno credo più di 2.000 imbarcazioni. Beh, una bella emozione. Oggi abbiamo la riunione in Prefettura per il Presidente della Repubblica. Il calendario del Sindaco è incredibile. Questo è il momento, però, è un momento da accogliere. E anche con tutti i cantieri, con tutto quello che stiamo facendo, insomma è un momento buono di grande lavoro. D'altra parte, dopo due anni di lavoro, stiamo raccogliendo i risultati. E proprio rispetto all'ultima trasferta, di piazza rimarca un concetto: la qualità della vita a Trieste viaggia a livelli invidiabili. Sono passato per la Slovenia, le autostrade slovene incasinate. Sono passato per l'Austria, le autostrade austriache incasinate. Viene gente che dorme di notte dappertutto. Dico a chi si lamenta, andate un po' in giro oltre Mofalcone, no? guardate Parigi, guardate Vienna, guardate Monaco, guardate cosa succede in altri paesi, non è che per questo dobbiamo bearci, però la qualità della vita a Trieste è straordinaria e chi dice l'incontrario mente. Parleremo più avanti nel corso di questo telegiornale, naturalmente, di tutte le iniziative della Barcolana. Ora parliamo di un'iniziativa molto importante. Il presidente del World Trade Center di Trieste, Enrico Samer, ha presentato a Vienna, nell'ambito della sessione UNIDO, il progetto Freeway Trieste. Un'idea forte, quella di associare l'innovazione tecnologica alla logistica. Umberto Bosazzi. Il progetto Freeway Trieste, promosso da soggetti pubblici e privati che operano in città, il primo porto ferroviario italiano, ha un'idea forte, associare l'innovazione tecnologica spinta presente sul territorio a una logistica efficiente connotata da un'intermodalità indispensabile alla sostenibilità ecologica ed economica del sistema. Il tutto associato ai vantaggi competitivi di un regime di Porto Franco internazionale per il magazzinaggio e il transito delle merci, ma anche per la loro lavorazione. Lo ha detto Enrico Summer, presidente del World Trade Center di Trieste e leader nel settore della logistica portuale nel Nord Adriatico, presentando Freeway Trieste all'evento Bridge for Cities in corso a Vienna, l'Agenzia dell'ONU per lo sviluppo industriale. Il WTC Trieste Aggiunto Summer, si propone come promotore e braccio operativo del progetto Freeway Trieste, dotandosi di strumenti e offrendo specifici servizi in proprio e in collaborazione con la rete nazionale ed internazionale. Trieste e il suo WTC. Ha proseguito Summer, si offrono quali interlocutori stabili per le aziende del mondo e per le città della nuova via della seta, nella crescita di un progetto dove industria e commercio si intersecano profondamente in una visione di crescente libertà degli scambi mondiali, di merci, così come di uomini e di idee. Ora ci fermiamo per una brevissima pausa pubblicitaria, restate con noi. Riprendiamo con la notizia di un pirata della strada. Ieri sera, intorno a mezzanotte, un'auto ha colpito tre veicoli in sosta all'altezza della fermata dell'autobus di Via Canova. Dopo aver travolto le macchine, l'autista dell'auto è scappato. La Polizia Municipale sta cercando il responsabile del gesto. E ora torniamo a parlare della Barcolana, come vi dicevo, è arrivata ieri a Trieste, la barca più grande mai vista in Barcolana. Si chiama Viriella e è ambasciatrice della One Ocean Foundation. Alla sua guida c'è Mauro Pelaschier e porta a Trieste un tema molto importante, ovvero i danni da inquinamento delle plastiche nelle acque del pianeta. Vediamo L'imbarcazione più grande mai vista alla Barcolana è arrivata a Trieste con un messaggio di assoluta importanza che riguarda l'ambiente e che mette in evidenza il catastrofico aumento delle plastiche depositate nelle acque dell'intero pianeta. Ed è il velista di fama internazionale Mauro Pellaschia che a bordo di Viriella, barca ambasciatrice della One Ocean Foundation, parla di questo gravissimo segnale di inquinamento di cui lui è stato testimone diretto. Assolutamente grave, non abbastanza perché il mare è pieno di plastica, basta. Basta la produzione, basta l'utilizzo della plastica, perché alla fine bisogna rendersi conto che quella plastica non è arrivata dal cielo ma l'abbiamo buttata noi nel mare e quindi dobbiamo cambiare assolutamente il stile di vita, dobbiamo evitare di comprare e eh, di utilizzare le plastiche monouso assolutamente, che non sono neanche riciclabili. Fare una raccolta adeguata in modo tale che si possa riciclare quella che purtroppo è stata prodotta e sistemare in qualche modo, questo ci penseranno gli scienziati, quello che è accaduto al mare. Il problema non è quello che vedi in superficie ma quello che c'è sotto e quello che si trasforma in microplastica e quella ce la mangiamo noi perché i pesci se la mangiano, noi mangiamo i pesci e di conseguenza entra nelle nel ciclo dell'alimentazione dell eh, di tutti, e quindi, ma anche uno che nuota per dire, no? cioè la microplastica ti entra in bocca, eh, l'anghiotti ovviamente, e quindi ce l'abbiamo già, non è che siamo eh, fuori da questo tema. Ecco. La barca diventa quindi l'emblema di un grande progetto per la preservazione dell'ambiente marino lanciato dallo Yacht Club Costa Smeralda, da cui si dipana anche un appello e l'invito alla sottoscrizione della carta Smeralda, un codice etico stilato dalla One Ocean Foundation per sensibilizzare la popolazione riguardo la salvaguardia delle acque. Al momento sono circa 2.500 i sostenitori di questo documento. Esibizione dei paracadutisti dell'esercito, questa mattina in Molo Audace, in occasione degli eventi della settimana della Barcolana. Il vento ha fatto attendere i molti cittadini curiosi accorsi eh, sul posto per l'occasione e ha anche fatto cadere in mare uno dei due militari. Vediamo. Chiedere una tregua al vento nella settimana della barcolana sarebbe come imprecare in chiesa. Eppure qualche refolo in meno avrebbe fatto comodo al paracadutista dell'esercito italiano oggi impegnato in un'esibizione in occasione degli eventi per la barcolana. L'atterraggio in mare del militare, che a onor del vero ha subito la rottura di un comando per manovrare la sua vela, ha in realtà creato la giusta suspense per l'arrivo del collega che, con il tricolore appresso, ha centrato il bersaglio. Nessuna festa rovinata ogni modo in quanto le condizioni di oggi erano sicuramente sfavorevoli per il corretto svolgimento degli atterraggi, tant'è che dei quattro lanci previsti ne sono stati eseguiti soltanto due, posticipando inoltre l'orario anche per aspettare che il vento si abbassasse. Uno spettacolo ogni modo affascinante per la bravura dei militari e per il contesto attorno al quale si è svolto l'evento. Presenti il prefetto di Trieste, il Sindaco, il Vice Sindaco e altre autorità. Naturalmente molti cittadini curiosi di ammirare qualcosa di diverso dal solito. Lo stesso di Pia... Entusiasta di questa esibizione, ha anche raccomandato uno dei due parà, il luogotenente Giuseppe Tresoldi, che la prossima volta dovranno portarlo con loro. Non dovete ancora portarvi, le... però, eh, si ricordi che mi dovete portare in alto. E a Gorizia stamattina è stata presentata la Venezia Giulia Coglio Cap, una regata che intende promuovere il coglio durante la Barcolana, ma che in realtà indica una nuova strategia sinergica valida per l'intero territorio. Vediamo il servizio di Umberto Bosazzi il giallo del Coglio campeggerà sulle vele dei J70 venerdì 12 ottobre ma i vini del Coglio saranno poi presenti alla Barcolana Chef eh, questa sera e in altre occasioni durante la Barcolana Quale migliore occasione della Barcolana per valorizzare il Coglio e il suo territorio? Questo è il ragionamento alla base della Venezia Giulia Coglio Cup, iniziativa della Camera di Commercio presentata stamagna a Gorizia dal Presidente Antonio Paoletti Ormai io ragione parlo un po' Come quando uno impara una nuova lingua deve ragionare con quella, con quella testa lì. Io, ragiono, nella testa della Venezia Giulia. Da grado a Muggia i vari club vedici sono stati invitati a prendere parte a questa regata. Che idealmente unisce le realtà costiere sotto l'aspetto della competizione. Per quel che riguarda la valorizzazione del coglio, essa si espliciterà nella presenza di uno stand al villaggio Barcolana, ma anche nella possibilità offerta ad un gruppo di giornalisti e professionisti del settore di visitare le cantine del coglio durante uno dei giorni della regata. Ma prodotti del consorzio saranno messi a disposizione delle imbarcazioni iscritte alla gara, nonché per una serie di iniziative tra cui un'asta a favore del burlo. C'è stato un gran lavoro dietro soprattutto dal consorzio Coglio della Camera di Commercio che credono in maniera molto importante nel nostro territorio. È un territorio che incomincia ad avere una consapevolezza. Il dato di fatto più importante è che, comunque, Cormons, insieme agli altri sindaci del territorio comprensorio, decidono di collaborare insieme in un'alleanza strategica, turistica ed incoming, pronta proprio per questo tipo di eventi. Questa alleanza è un'alleanza sicuramente importante perché, comunque, fa e dà ulteriore visibilità alla denominazione. Sicuramente la denominazione già da sola si presenta nel mondo. Alla fine l'obiettivo della Camera di Commercio è fare sintesi e rete delle eccellenze di un territorio esteso che unisca Trieste, Gorizia, Monfalcone, e Grado, il Carso e l'Isontino passando per il Coglio, utilizzando eventi promozionali riconosciuti a livello internazionale come appunto la Barcolana. Unendo questi due territori facciamo veramente un bel territorio completo che si completa uno con l'altro e direi che è un messaggio alla politica magari lavoriamo assieme, chissà, potremmo fare una bella area vasta tra Trieste e Gorizia. La nostra è un'area vasta che va venduta eh, perché si completa dal Coglio verso il mare e quindi è un prodotto, perché alla fine si tratta di un prodotto che può veramente fare la differenza per i nostri territori. Bisogna farsi energie con i grandissimi eventi che hanno luogo a Trieste, ma anche a Gorizia, Udine e Pordenone. Dovremmo approfittare, essere capaci perciò per quanto riguarda la Barcolana, essere capaci di utilizzare questa vetrina eccezionale per promuovere... Il meglio, no? il meglio che offre la nostra regione e restiamo sempre nell'ambito della Barcolana. Il Salone degli Incanti ha fatto stamane da cornice tra gli eventi collaterali. Alla presentazione della seconda edizione della guida edita dal quotidiano La Repubblica, dedicata a Trieste. Enrico Scaramucci. Questa guida è lo specchio della vivacità di Trieste e del momento felice di Trieste. Un atto d'amore per Trieste. Così Enzo D'Antona, direttore del quotidiano Il Piccolo, e Giuseppe Cerasa, direttore delle guide di Repubblica, definiscono Trieste ed Intorni 2019, seconda edizione della guida ai sapori e ai piaceri dedicata alla città e al suo territorio. Presentata quest'oggi nel corso di un incontro al Salone degli Incanti nell'ambito delle iniziative legate alla cinquantesima edizione della Barcolana, la pubblicazione è il frutto di una importante sinergia con un denominatore comune, raccontare la città e i suoi dintorni in una maniera nuova. È una rassegna di tutti i ristoranti di Trieste, le osmize, delle botteghe del gusto, su cui noi non esprimiamo una valutazione di merito. Con i calici, con le stellette o con i cappelli da cuoco. Raccontiamo la storia di questi posti. Il lettore, attraverso la storia, e attraverso i piatti che noi descriviamo, decide. Il posto in cui andare. La regione Friuli-Venezia Giulia ha voluto partecipare alla realizzazione di questa guida per la sua diffusione nazionale, spiega l'assessore all'ambiente Fabio Scocimarro, che quindi rappresenta un utile strumento di attrazione in chiave turistica. Sono degli scorci del nostro territorio provinciale che non conoscevo, quindi è interessante anche per i triestini e non solo per i turisti. Turisti che mi auspico arrivino sempre di più, il sindaco vuole. Battere la soglia del milione di turisti, ma sono anche i turisti a mordi e fuggi che non si registra. Quindi, questo è l'intento della regione di aumentare il valore turistico della città, non solo anche questa guida enogastronomica fatta dall'amico Furio Baldassi in un periodo come la barcolana. Un velista come lui, e giornalista, conoscitore dell'enogastronomia. Il nostro territorio è una garanzia di successo. Trieste è un crocevia di culture che si esprime anche attraverso una cucina frutto delle reciproche contaminazioni, sottolinea il Presidente Gialez. E la cornice di un evento internazionale come la regata d'autunno è il momento ideale per la presentazione della guida. La guida di Repubblica racconta i 50 anni di Barcolana, quindi un libro bellissimo che troverete al Villaggio Barcolana nei prossimi giorni. Ed è tutto per questa edizione, grazie per averci seguito e buon proseguimento di serata.